che è stata sicuramente dura. Ho fatto i primi 5 km in gruppo, poi nella prima discesa ho provato ad attaccare sfruttando le mie caratteristiche da discesista. Le sensazioni però subito non erano buone, ho faticato abbastanza fino al 12°-13° km e poi invece mi sono ripreso e sfruttando la seconda discesa ho preso il largo e ho finito bene battendo Alessandro e Luca. Percorso bello, poco fango, io l'avevo già fatta 2 anni fa, ho fatto secondo ma c'era molto fango. Oggi è stata ancora più bella. E poi giornata tipica autunnale con i colori stupendi delle Langhe, ha meritato veramente. Ecco, condizioni meteo che condizioni ti hanno vantaggiato meteo, o difficili? No, condizioni meteo direi perfette per qualsiasi atleta. Temperatura ideale, non faceva né caldo né freddo, bassa umidità, si stava veramente bene. Ecco, cosa hai provato attraverso il percorso, questo splendido percorso possiamo dire? Sì, mi sono anche guardato attorno. Scenari stupendi, assolutamente è una gara da fare. Sarai ancora qui l'anno prossimo? Ma spero di sì. Credo grazie. Sempre sulla mezza, la maratona è ancora un po' lunga. Ma... sono sensazioni bellissime, intanto perché considerato il momento partecipare a una gara, la ritengo veramente una fortuna in questo momento. È un momento molto difficile, però insomma essere qua, poter correre, fare una cosa che amo, è un'emozione incredibile. Ecco, che gara è stata? La gara è stata molto dura perché c'erano parecchie salite, però il panorama era fantastico, ha compensato assolutamente la fatica del percorso. Molto, molto bella, molto ben segnalata e di nuovo complimenti a tutti gli organizzatori. Ecco, sarai qui anche l'anno prossimo? Io spererei di sì, speriamo dai, intanto continuiamo gli allenamenti e vedremo qualcosa sarà.